Signori e signore, bentornati su Officina del Pilota. Oggi Ferrari testa rossa all'interno di questo hangar in stile Chernobyl di cui tutto si fa cinema. Posto perfetto per shooting fotografici, videomaking, bello. Ma bella soprattutto lei. E poi vi devo dire una cosa, con questo riverbero che c'è qua dentro, quando la metti in moto, e lei fa così. Ti consiglio di mettere le cuffie, sdraiarti sul divano e goderti questo video insieme a me. Da dove cominciamo? Dimmelo tu. Intanto guardiamola. Mi fisso molto sulla larghezza, mi fisso anche molto sugli sportelli, su quelle branchie lì. Oggigiorno di Ferrari testa rossa in giro se ne vedono pochissime, quindi è veramente un'esperienza anche solo guardarla. Ma soprattutto quello che cambia, quello che è cambiato negli anni è proprio la matita. Io dell'era degli anni 80 vado pazzo per una linea del genere, ma soprattutto per i dettagli. Grigia, ok, ma che le vuoi dire? Meglio rossa? Questione di gusti, a me così piace molto. Poi apri il cofano ed è lì, c'è questo motore a V di 180 gradi, 12 cilindri, che è molto grande e che fa impressione. Sai perché? Perché a differenza delle auto moderne, che i motori sembrano addirittura intoccabili, coperti dalle plastiche, sembrano inviolabili, questo qua, questo capolavoro, è lì che ti sorride quasi, ti dà quel senso di analogico. È una macchina che va capita. Quando la guidi, di sicuro è un'esperienza diversa. Solamente la differenza che abbiamo rispetto alle auto moderne nei punti di contatto del guidatore, che sono il volante, i pedali e il cambio, è diversa. C'è una resistenza completamente diversa. C'è bisogno di avere più muscoli che compiono l'azione di girare il volante, inserire una marcia. Devi capire cosa vuol dire essere dentro una macchina di tanti anni fa, 1986, Ferrari in testa rossa. Ok, il cambio è davvero duro, inserire i rapporti, è una macchina da uomo, da hooligan. Quel cambio così secco, la pedaliera disassata, lo sterzo che ha un'inclinazione un po' più orizzontale, è una via di mezzo tra una delta integrale e le auto moderne, è un po' più inclinato per capirci. Insomma, quando scendi da là sicuramente non te lo dimentichi. Ecco, questa identità, questa unicità che avevano le supercar Ferrari di fine anni 80 sono entrate nella storia, nella mia testa, ma in quella anche vostra, non nella testa dei super giovani. Tant'è vero che Francesco, che ho fortemente voluto che guidasse, di cui volevo assolutamente vedere la reazione, per vedere se anche lui prova le stesse sensazioni che ho io, che sono cresciuto in quell'era lì, per vedere se tutto quello di cui stiamo parlando ha un senso. Ho sbattuto il ginocchio sul montante per entrare. Ciao Ciccio. Per me aveva più importanza portare un'esperienza di guida di un ragazzo piuttosto che raccontarvi l'auto stessa, cioè è quel tipo di emozione che mi interessa. Adesso io voglio che tu te la senti un attimo e mi dici un po' cosa ne pensi. Le mie sensazioni. Stai tranquillo, vado piano, Ho visto una cosa nello specchietto che mi ha fatto molto sesso. Cos'è?
il parafango posteriore. Tu l'hai vista? Più si allontana, più diventa larga? Sì, è imbarazzante. Dell'era moderna, le auto sportive mi sembrano un po' dei Transformers. Questa qui, invece, ha un'unicità, un'identità. È alta così da terra, così. Caiuso? Sì. Ora, io ci sono cresciuto con queste macchine qui. Non le guidavo, ma lo zio o l'amico del papà ricco le guidava. Il culo sopra te l'ha fatta appoggiare una volta, no? Purtroppo oggi vedo che si parla di argomenti su cui manca un'esperienza tangibile. Le macchine. Se tu devi parlare di un'auto, perlomeno la devi aver guidata, ma mica una volta, 3, 4, 5. Devi aver fatto tesoro, devi aver accumulato un'esperienza tale negli anni che ti permette, anche guidandola poco, di capire il DNA, di avere subito, appena scendi, quel ricordo, quel fatto di metabolizzare la guida che hai fatto e nel futuro, se ne guidassi una simile, riconoscere immediatamente quell'emozione lì. È un po' come riascoltare un brano musicale di quando eri ragazzo che ti porta indietro nel tempo, ti fa stare bene, un momento bello della vita o brutto che sia, quello non fa differenza. Di base, le automobili sono degli oggetti, ma sono degli oggetti vivi. Sono vivi. Questa macchina qui è viva. Anche da ferma spenta ti racconta un'era. Dimmi tu se con questa qualità video non ci meritiamo un'iscrizione e un bel like al canale. Dovete fidarvi di me, di quello che vi diciamo qui su Officina del Pilota, perché queste sono macchine che una volta viste dal vivo, una volta toccate, una volta provate, guidate, vi rubano il cuore. Come suona, è un motore V180 gradi, quando rilasci il gas per guidarla e poi per farla entrare in curva ci vuole il fisico. Ci vuoi fare un giro dopo? Sì. Ah, poi le pop-up lights, le accendiamo? Beh, direi è notte. Poi questa monta, questi cerchi da 18, monodado. Bellissimo. Il proprietario Francesco si è fatto ricostruire questi cerchi esattamente identici a quelli originali. Bello. Non oso immaginare cosa ha speso. Senti che bella che è. Mamma mia, sembra di stare dentro al motore. Rimaniamo in seconda, vediamo qui, questo è un tornante strettissimo, ti devi veramente aggrappare al volante per farla girare. La prima in basso, la seconda in alto. Senti questo rumore di aspirazione, questo sibilo? Il sibilo. Accelerando un pochino la cintura stringe, è una macchina fisica, si arriva su in cima che hai fatto fatica, ma io vi assicuro che è un coinvolgimento emotivo incredibile, quello che riesci ad avvertire guidando una macchina del genere, a partire dalla pedaliera di Sassata, lo sterzo che comunica tutto, è anche molto confortevole se pensiamo che è del 1986, non sento scricchioli particolari come avvertivo nel 355, ti ricordi? È vero, è vero. Comunque sì, tendenza sovrasterzante, ma la macchina gira bene. Sarà anche il fatto che Francesco, il proprietario, ha montato questi pneumatici da 295 al posteriore, che rispetto a quelli da 255 che vengono forniti col cerchio da 16, sempre monodado, e tendono a scivolare un po' di più, quindi lui mi diceva che da quando ha cambiato gli pneumatici, li ha messi più larghi dietro, la macchina è diventata guidabile. Certo, comunque c'è un'impronta a terra maggiore e... Il cambio è duro, è bellissimo, tipico cambio Ferrari. Innesti secchi, però fra, che fatica, che esperienza. Telaio non mi dispiace, è giusto? Senti, rimane confortevole, ma gira, non c'è rollio, la macchina rimane piatta. Sentiamo la frenata, perché non mi fido molto, non si sa mai. Queste sono macchine alle quali non devi portare rispetto, non devi dare del voi, devi dare del coloro, del coloro. Contenere le emozioni,
oggi non è facile, non è facile. Quanto abbiamo aspettato per fare questa macchina meravigliosa? Un anno. Un'icona, un'icona di fine anni 80. Devi capire quanti muscoli del corpo devi utilizzare per farla girare. Lo sterzo è durissimo, ha un bel ritardo, per farla chiudere, guarda, 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 però è un piacere, è una goduria. Di 180 gradi, 12 cilindri, Frank, un concerto, perché gli altri youtuber che l'hanno guidata hanno detto che è inguidabile? Non l'hanno capita, ci vuole tempo. Controlli di trazione, cos'è? Cosa sono? Non esistono. Io direi controlli, cosa sono? Non c'è niente in questo capolavoro. Viva la Ferrari, viva il mondo Ferrari, viva le macchine d'epoca della Ferrari. Tendo a levare il gas in anticipo per via della frenata, che è molto, molto, molto debole. E infatti, vedi, si gira bene di gas, hai sì, visto? Sì, bellissimo. Torniamo su in salita, ma capisci perché dico che le macchine moderne non amo troppo guidarle, perché non le puoi prendere per il collo così. Questa più la capisci, più la impari, più la guidi. Perché te la stai sentendo bene, com'è? Stai dando il gas bene, giusto? Sei molto lineare, guidi pulito, mi piace. È giusto, soprattutto quando la porti per la prima volta, non è un'auto che puoi prendere e portare al limitatore. Sicuramente freno sottodimensionato, prima andando un po' più a fuoco. Sì, poi in discesa proprio si sente tanto, invece in salita già insomma è un po' più compensata la cosa. Mamma mia, mamma mia. Senti, mamma appena mia. Tocchi un attimo. Vai, 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 vai. Cambio. Mamma mia, che bello, che bello. Spinge. Ma non si può montare anche su altre auto questo cambio? Io lo voglio così. Però è tosto, eh? È tosto, ma mi piace perché è grezzo, perché ti dà l'idea che sei tu che cambi la marcia. Quindi, morale della favola, tutto quello che diciamo, no? E siamo in tanti a pensare la stessa cosa delle auto anziane, che sono più belle da guidare. Vabbè, questa è una Ferrari ancora di più. Certo. Però è vero? È verissimo. È verissimo. Quello che ti lascia addosso un'auto vecchia come questa, oltre alla puzza di benzina, è proprio l'emozione di guida che non puoi provare con auto che guidi oggi. È una sorta di educazione questa che dobbiamo fare. Certo. Per tutti. Già in molti lo sanno, ma i super giovani non lo possono sapere. Diglielo, spiegaglielo a sto ragazzo. Meglio questa delle auto moderne, ma tutta la vita, sì, cioè. Ma tutta la vita, anche quei piccoli difetti che possono essere la mancanza di comodità, che magari fai il cambio più duro, oppure quando la frizione dura, insomma, te le fa passare, perché è talmente bella, c'ha una percorrenza di curva, prende la strada che c'è. Beh, io credo che un'idea su questa testa rossa ce la siamo fatta. Lasciami un commento qui sotto se anche tu vuoi dire la tua. Io vi lascio con l'ultima pillola, ovvero una piccola chiacchierata con Angelo, che è un amico del proprietario del testa rossa, che credo dica cose giuste. Angelo, come stai? Benissimo, bordo di una testa rossa. Come vuoi stare? Come vuoi stare? È un tuffo nel passato. Scendi da una macchina magari con 350 cavalli, 400 cavalli nuova, sali su una macchina di 120 cavalli vecchio stampo, le sensazioni che ti dà una macchina vecchia sono ineguagliabili. Non sono paragonabili totalmente alle macchine nuove. E sono immediate. Nel esatto. Momento in cui entri nell'abitacolo, parti col coinvolgimento dell'olfatto, perché hanno un odore giusto. Pazzesco. Senti qua. Soprattutto la macchina vibra. Vibra.
12 cilindri, 12 signori, cilindri. Ma cos'è? Ma che è una cosa meravigliosa. 12 cilindri, lo senti tutto. Aspetta. Sì. Vai. E adesso che coppia? Scusate che coppia? Ho parlato. Che coppia? Morale della favola. Noi abbiamo una malattia, che non è una malattia, è una passione, no? Esatto. E ormai questa è una parola usata tantissimo, la passione, nel momento in cui la passione diventa un lavoro, allora io credo che hai raggiunto un grande obiettivo nella vita. Io ai miei figli gli insegno ad essere appassionati alle cose, però non è una cosa che si può insegnare, no. O ce l'hai o non ce l'hai. E qui in Italia noi abbiamo una comunità di appassionati enorme, siamo tanti, io me ne sono reso conto da quando ho aperto il canale di Che Risposta, bella che c'è. E poi abbiamo un marchio che è in assoluto in tutto il mondo il più ambito. È il simbolo dell'automobile nel mondo e basta. Bravo, esattamente, Ferrari. Cioè, uno pensa a una macchina, pensa a una Ferrari. Uno pensa a una macchina, pensa al rosso. Pensa al rosso. E questo è grigio. Okay. Francesco, grazie di questa opportunità, grazie che me l'hai fatta guidare. Oggi non può essere con noi perché è una persona estremamente impegnata e sta lavorando come noi del resto. Però io sono veramente onorato di guidarla e ti ringrazio. Io mi sto divertendo. Dai, bella chiacchierata.